che cazzo dico? Scusa, volevo dire che fa, eh? Lo sai che lavora? Lo muti. E che lavoro può fare lo muti? Che farà? L'interprete? Cazzo lo sai, sì. Un centralinista come un buco. Ma fa un parcheggiatore, è muto. E come fa? È muto. Lì ci parla con la madre. Ma qui ci fa. Quando vanno a sbattere, chi ne frega, buongiorno. Io ci ho parlato con le mani, ci ho detto Mario, sto parcheggio è a pagamento. Lui mi ha guardato avanti. Capite che me lo dice? È custodito. Quando parlo lo mutola da capire, da noi lo capisce solo il barbiere. Quando va male lo mutola un barbiere, ma come si fa? Barbiere, ti so capito, una sfumatura bassa. Invece l'altro giorno a Pescara una capita di giù, hai dalla stazione Marri lo muta la biglietta lì faceva Pudisse ripetere, prego, che non ho capito. Poi ripetere. Tenisse un amico più fregno di me, che capisce a te. Arrita la casa, ma gli ho muta una catena, ci ha attaccato un porco, ha buttato la stazione. E ancora faceva. Annuto e chiamato un barbiere. Il barbiere, la vista è semplice. Il signore vuole un biglietto, andate e ritorno per Treviso, porco due. Noi mo lo sappiamo, quando va in giro con un porco va bestemmiato. L'altro io mi ho in giro con un porco e non canto, mio figlio che di intelligenza è arrivato a mia moglie. Ha detto papà sta dicendo porco cane. Ehi, ce l'hanno scienziato. Invece signor stamattina solo un porco non ha capito nessuno, in bacio alla signora faceva la signora che dici? Porca puttana! Io non so fino a quando potevi stare, già 7-8 su una io, però sono sempre migliori per essere migliori. Io siccome qua ci vengo la media, ma ultimamente la stiamo aumentando perché sai, non so mai. Io sono stato qua 30 anni fa, 20 anni fa, 15 anni, 2 anni fa, mo a finirci pure l'anno prossimo, chi lo sa, insomma. Io comunque vi giuro, c'ho una predilezione per qua e se dovessi tornare a breve, insomma, sono indeciso se portare o mio nonno o lo compare o lo cugino o mia nonna.